Buongiorno, oggi siamo entrati nella zona rossa e ci staremo fino al 31 gennaio, ma bisogna avere un po' di pazienza e chiedere sempre l'aiuto al Signore per questi momenti difficili, per questi tempi duri che stiamo attraversando, non solo in Italia, ma nel mondo intero. Come ogni domenica, il buongiorno lo diamo con la lettura del Vangelo, che oggi è preso dal Vangelo di Giovanni. Lasciamo un momentino Marco e con Giovanni leggiamo il capitolo, dal capitolo primo, i versetti dal 35 al 42. Si tratta della chiamata dei primi discepoli. In quel tempo Giovanni, si tratta di Giovanni Battista, stava con due dei suoi discepoli. Ecco, Giovanni aveva detto, io devo diminuire, Gesù, il Messia deve crescere. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, ecco l'agnello di Dio, è l'agnello pasquale, l'agnello dell'Esodo, l'agnello del cantico del servo di Yahweh, del profeta Isaia, del Deutero Isaia in particolare. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Ecco che e Giovanni invita i due discepoli a seguire Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Non dice chi cercate, ma che cosa cercate? Cosa cerchiamo noi andando da Gesù? Cerchiamo il senso della vita, cerchiamo la fede, cerchiamo la speranza, cerchiamo il conforto, cerchiamo la pace. Cosa cerchiamo anche noi? Gesù allora si voltò dunque osservando che se lo seguivano e disse: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Rabbì, loro cercano un maestro da seguire. E dove dimori? Ecco, si cerca di sapere, conoscere il mistero di Gesù, cosa Gesù è. Disse loro: venite e vedrete. Cioè Gesù ci chiama innanzitutto per conoscerlo a fare un cammino di fede con lui. Venite e vedrete. Vedrete significa farete un'esperienza di me. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Con l'incontro con Gesù è un incontro che cambia la vita. È un incontro decisivo, per questo è che anche l'ora è importante. Erano le 4 del pomeriggio, rimarrà cioè impressa nella mente, nella memoria di questi discepoli l'incontro col Signore che ha cambiato la loro vita. Uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Cosa fa Andrea? Andrea incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia. Ecco la perla preziosa del regno di Dio. Abbiamo trovato il Messia, coloro che cercavano, l'unto di Dio, il consacrato. E lo condusse da Gesù. Il primo compito di chi ama gli altri è dare agli altri le cose più belle che si può dare. E la cosa più bella che si può dare quando si ha la fede è la fede. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Fissando lo sguardo su di lui, lo sguardo di Gesù è penetrante, penetra nell'intimo, ma è uno sguardo pieno di amore, uno sguardo innamorato. Gesù quindi chiama questi primi discepoli a seguirlo. La domanda finale è questa: quando ho incontrato Gesù nella mia vita, dove posso veramente incontrarlo? Diremmo che è nella Santa Chiesa, nell'Eucaristia, che abbiamo incontrato Gesù nella nostra vita. Grazie per avermi ascoltato. Buona domenica a tutti e a tutte.